L'edilizia popolare pubblica, è quella che viene messa spesso al centro della questione periferie. Non è il solo problema, però certamente è un problema significativo che porta a una serie di disagi e complicazioni. Non c'è dubbio, che il tema dell'edilizia residenziale pubblica incida sulla questione delle periferie. Sarebbe sbagliato dire che questo tema esaurisce la questione delle periferie, ma è un tema di cui certamente bisogna occuparsene individuando anche degli strumenti di lavoro omogenei. Oggi MM e ALER ragionano e viaggiano su due binari separati. Io ritengo che si debba procedere in questa consiliatura anche con l'individuazione di nuovi strumenti, uscendo quindi da questo perimetro stretto, allargando, il tema delle risposte e degli strumenti perché aumentano i bisogni della città. Io penso che la grande questione dei buoni affitto vada ripresa e spero che già dal prossimo bilancio, possa essere inserita anche in via sperimentale. Qualcuno auspica però qualche intervento anche un po' muscolare nei confronti dell'abusivismo, nei confronti di tante situazioni di illegalità che ci sono in questi contesti. Abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando tutti i presidenti di municipio e in tutti i loro interventi entra il tema della sicurezza. Dobbiamo prenderne atto, dobbiamo prendere atto che indipendentemente dal colore politico, indipendentemente quindi dall'assetto di chi governa i municipi, questo è un tema che i cittadini vogliono che venga riportato. Sbaglia, a mio avviso, chi dice che la questione della sicurezza è una questione tutto sommato secondaria. Se non altro per evidenza empirica, dobbiamo prendere atto che molti degli interventi riguardano delle singole aree, delle specifiche aree dei municipi in cui vi è una almeno percezione, forse anche la realtà, di sicurezza, che è inferiore a quanto i cittadini meritano.